sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. È bello che tutti abbiano voluto anticipare la festa di Natale. Nessuno dice di no a Willow. Beh, non so se questo sia vero, ma è giunta alla mia attenzione che una teglia di biscotti di Natale possa fare la differenza quando si chiede un favore. Già ti coprirò quando non ci sarai, cos'altro ti serve? Che qualcuno dia da bere alle mie piante. Willow, ne hai veramente troppe. Caspita, l'hai notato? Starò via 4 settimane, gli serve tanto amore. Che emozione, tua sorella si sposa, sarà una vacanza impegnativa. Sì, sarà divertente e spero di non pensare al fatto che sarò trasferita ancora. Ogni 2 anni come un orologio. Hai idea di dove ti manderanno stavolta? So che hanno investito in un resort sciistico in Colorado, quindi suppongo che andrò lì. Sono i posti peggiori dove essere trasferiti. Ti piace sciare? Credo che lo scopriremo. Ritorniamo alle piante. Voglio più biscotti. 2 dozzine. D'accordo. Buon Natale. Grazie, Willow. Ciao. Ciao. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say, are you ready? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Junie! Willow, sei qui? Ma certo che sono qui! La mia sorellina si sta per sposare! Sì, esattamente. Tra 4 settimane diventerò la signora Austin Boyle. Junie Boyle. Junie Peterson trattino Boyle. Lo hai scritto ovunque sul diario, vero? Ovviamente. Ok, allora, prima il dovere, mettimi al lavoro. Oh, andiamo, mamma ci aspetta. Ok. Mamma! Willow! Oh. Che bella che sei diventata. Anche tu, Junie. Oh mio Dio, guardate tutti quanto è bella mia figlia. È il miglior regalo di Natale di sempre. Come se non mi vedessi da secoli. Sei stata a New York pochi mesi fa. Ma non è la stessa cosa. Sei sempre così impegnata. Lei dirige un importante hotel di New York. E prima era Chicago. E prima ancora era... a Phoenix. Giusto. E sono solo vice direttrice. Oh, sei tu a supervisionare tutto quanto. Direttrice, vice direttrice. Se non è zuppa è pan bagnato. Credimi, sono così fiera di te. Grazie, mamma. Allora, come vanno i preparativi? Neve. Ho bisogno di più informazioni. Ce n'è troppa sul tetto della sala dove avremmo dovuto sposarci. Temono possa crollare e non faranno niente finché non si scioglierà. Cosa? E quando è successo? La settimana scorsa. Perché non mi hai chiamata? Potevo aiutarvi. Con il tetto? No, li avrei potuti aiutare a trovare un'altra location. Non volevo disturbarti e... abbiamo cercato, ma i posti più belli non erano più disponibili, anche se alcuni dei locali che abbiamo visto erano carini. No, no, mia sorella non si sposerà in un posto che è solo carino. Beh, sempre meglio di niente. Datemi un po' di tempo, sono sicura che troverò un posto spettacolare. Tutti mi hanno detto che i posti spettacolari sono stati presi. Ah, beh, questo lo dicono ora. Oh, oh, conosco quello sguardo. Che bello averti qui. Giusto, certo. Ma è sicuro che non ci sia neanche un posticino in agenda? No, ho provato lì, è tutto prenotato, così come l'altra dozzina che ho chiamato. No, a dire il vero anch'io lavoro nel settore, quindi certo che capisco. Ok, mi può richiamare se dovesse cambiare qualcosa? Grandioso, grazie, arrivederci. Ehi, mamma. Ehi, ti va
va di aiutarmi con il presepe? Ci servono 24 animali nel cortile. Senti, ho un'idea di dove potremmo... Perché 24? Beh, perché la caffetteria in fondo alla strada ne ha una dozzina. E io dico sempre che il nostro ristorante è due volte meglio. Due volte, quindi... sì. I conti tornano. Ok, mi preoccupa che tu sia andata fin lì a contarli. Ma senti, ho avuto un'idea di dove Juni potrebbe sposarsi. Dove? All'Eagle Ridge Inn. Oh, tesoro. Non fanno matrimoni. È di David Lyndon adesso e... dice che non c'è spazio lì, per così dire. David Lyndon non è il nome... Testimone di Austin. Sì. Lavorano insieme allo studio legale. David vorrebbe dare una mano, ma dice che non c'è posto lì. E poi sta vendendo. No, sta vendendo. Ha già un acquirente che è molto interessato. Vorrei ci fosse un modo per fare il matrimonio lì. Insomma, vivere alla locanda era così magico. È stato un posto meraviglioso dove crescervi. Amavamo gestire la locanda. E renderebbe Juni così felice. Hai ragione. Sì, hai proprio ragione. Nonna, servono più brillantini per il biglietto della signora Jackson. È dolce che tu faccia dei biglietti per gli ospiti. Lei è una maestra, mi ha aiutato con i compiti. Oh, beh, allora servono assolutamente più brillantini. Buongiorno, mamma. Ciao. Buongiorno, tesoro. Buongiorno. Dov'è? Alla reception insieme a Garrett. Bene, augurami buona fortuna. Aspetta, papà. Non hai ancora trovato Harry? Ho cercato ovunque. Mi arrendo. Dove l'hai nascosto? Non te lo voglio dire. Devi trovarlo. Sai come funziona. Giusto. Non ricordi dove lo hai nascosto, vero? No. Forse. Ma... è compito tuo trovarlo. Hai ragione. Questo è compito mio, ma è anche mio dovere. Non fare tardi al lavoro è il tuo e non fare tardi a scuola. Ok, ma lo cercherai dopo il lavoro questa sera, vero? Sai una cosa, lo cercheremo insieme. Ah, servono più brillantini. Sì, esatto! Sicura che puoi accompagnarla tu? I nuovi soci devono essere puntuali. Beh, soci potenziali, mamma. Natalie, buona giornata a scuola. Grazie. Buona giornata al lavoro. No, lo sarà, grazie, amore. Va a prendere lo zaino, per favore. Ok. Va. E tu, chiudi quell'accordo. Grazie, mamma. Coraggio! L'impianto elettrico è in buono stato. È stato rifatto 3 anni fa. Ah, ottima notizia. Robert, scusa il ritardo, le bambine hanno i loro ritmi. Ti capisco, ne ho cresciute 2 tempo fa. Ah, sono favolose. Garrett ti ha dato tutte le informazioni? È stato preciso, quindi il prezzo include anche il tuttofare? Ne parleremo. Vi lascio agli affari. Ok, grazie. Ah, David, devo proprio dirtelo, è un posto bellissimo. Oh, grazie. È dura dovermene separare. Ospitate eventi? Sì, facciamo pranzi, ricevimenti. Ricevimenti di nozze? No, noi pensavamo di costruire una cappella, ma non ci siamo riusciti. Noi? Io e la mia defunta moglie. Lei aveva tanti progetti. Mi dispiace, non ne avevo idea. No, è tutto ok. Non me l'hai detto, ma perché vuoi vendere? Sto per diventare socio dello studio legale dove lavoro. Ehi, congratulazioni. Grazie mille. Sì, vedi... sono troppo impegnato per occuparmi della locanda come merita. E ora che sto per diventare socio, avrò molto lavoro da fare. Quindi è tempo di lasciarla andare. Comunque, da un'occhiata in giro e Garrett risponderà a ogni domanda. Va bene, grazie David. Grazie a te. Ciao. Ciao. Buongiorno, com'è andata la passeggiata? Oh, stupenda, meravigliosa. Oh, non c'è niente di meglio dell'aria dei Monti Blue Ridge. Lo so. Vorrei solo restare più a lungo. Ah, è sempre la benvenuta. Spero di tornare molto presto. È un posto speciale. Già, lo è. Ah.
Salve. Oh, salve. Posso aiutarla? Sto cercando David Lyndon. Nel fienile? No, sono qui per vedere cosa fare al suo fienile. Mi scusi, ma lei... chi è lei? Non mi sono presentata, sono Willow Peterson. Ah. Io sono cresciuta qui. Peterson? Tuo padre era Hank, eravate i precedenti proprietari. Sì, mio padre ha costruito questo posto e mia sorella Juni... Juni sposerà Austin, il mio migliore amico. Tu sei la sorella di Juni, Willow. Ora tutto torna, certo. E devo dire che la tua famiglia ha fatto un lavoro magnifico. Grazie, è un posto fantastico per i bambini. Ah, sì, sì, è vero, lo è. Ah, scusa, cosa stavi dicendo di voler fare al mio fienile? Sì, si tratta di Juni e Austin. Sai che hanno perso la location per il matrimonio? Sì. Stavo pensando che si potrebbero sposare qui, a Eagle Ridge. Certo, a dire il vero ne abbiamo parlato, ma purtroppo non c'è posto per la cerimonia. Oh, e invece sì. Nel fienile? Sì. Insomma, c'è abbastanza spazio. Con le giuste decorazioni sarebbe assolutamente favoloso. Non credo tu sappia che sto vendendo la locanda. In realtà sì, ma non l'hai ancora fatto. No, ma ho un potenziale acquirente ancora indeciso, ma promette bene. Magari potrebbe aspettare fino a dopo Natale. In fondo mancano solo 4 settimane. Esatto, 4 settimane sono poche, senza contare che la locanda ha bisogno di qualche intervento. E potrei occuparmene io, perché lavoro nel settore alberghiero e organizzo tanti eventi per gli hotel della mia compagnia. E se ci pensi bene, ospitare un matrimonio qui sarebbe una bella vetrina per la tua vendita. A dire il vero, l'acquirente mi ha chiesto dei ricevimenti. E noi potremmo mostrargli le potenzialità. Noi? Sì, no, io farò tutto il lavoro, tu non dovrai fare niente. È solo che i costi e... La mia famiglia pagherà ogni cosa relativa alle nozze. Ma senti, io vorrei dare una mano. Insomma, sono il testimone di Austin, ma sinceramente non ho tempo per questo. Sono molto impegnato e infatti devo andare subito al lavoro. Certo, scusa. Ma... scusa. Forse... è stato bello conoscerti, Willow. Anche per me. Possiamo parlare... Ti piacciono i biscotti? È troppo basso. Chi vorrebbe sposarsi in un fienile? Insomma, è un fienile. Sì, è troppo basso. Ci sbatteranno e mi faranno causa. È stato tutto così improvviso. E sarebbe ironico. Ehi, mi stai ascoltando? Cosa? Dicevo. È troppo basso. Allora mi dai una mano? Non posso, perché io devo far colpo sui soci con la mia brillante mente da avvocato. Accidenti, e come farai? Ripeterò ergo e vale a dire, perché lo adorano. Strano, non ti abbiano già fatto socio. Ehi, chiedi del Babbo Natale segreto. Perché mai? Ho proposto una spesa massima per il regalo di $30. Già, e quanto costava quel tappetino da golf portato? $29.99. Esatto. È una coincidenza. Certo. Senti... sai che ospiterei la cerimonia se pensassi che potrebbe funzionare, vero? Sì, non preoccuparti. Okay. Troveremo una soluzione. La troveremo, sì. Ok. È troppo basso. Servono molte più caramelle gommose. Non ne hai abbastanza? Beh, solo per cominciare. È una dépendance, tesoro. Oh, capisco. La caffetteria ha una casa di pan di zenzero e la tua deve essere più grande e migliore. Voglio solo dimostrare che Brogan's Diner è il posto dove trovare il vero spirito natalizio. Juni, sei silenziosa. Ripensavo a quanto sarebbe stato speciale sposarmi a Eagle Ridge. Mi dispiace, non avrei dovuto dirti niente. Ci ho provato, ma David non mi ha neanche ascoltata. Non prendertela tanto, deve essere difficile per lui. Vendere la locanda? Doverla vendere, perché non può più fare tutto da solo senza contare che non erano queste le sue intenzioni. Già, sì, hai ragione, non l'avevo vista in questo modo. Noto come hai fatto, mamma. Sei passata dalla locanda al ristorante e hai anche cresciuto 2 figlie. Beh... sapete, è come una casa. Se le fondamenta sono solide, puoi fare qualsiasi cosa. Io e vostro padre abbiamo gettato fondamenta molto solide. Ti voglio bene. Anch'io. Tesoro, Harry non è neanche in cucina. Ma papà! Lo so, abbiamo guardato ovunque, uscirà fuori, te lo prometto. Nel frattempo, hai tutti i tuoi peluche qui, vero? Ma Harry è il mio preferito.
Me lo ha regalato la mamma. Lo so. E dato che questo è l'ultimo Natale alla locanda, ho bisogno di Harry più che mai. Ok. Allora lo cercheremo di nuovo domani. E lo troveremo, promesso. Ancora non capisco perché dobbiamo trasferirci. Vedi, il mio lavoro sta per diventare ancora più importante. E avrò poco tempo per la locanda. Ma la nonna ti aiuta, e anche Garrett, e io posso fare di più. Ehi, ricordi che l'anno scorso abbiamo donato alcuni giochi in chiesa? Sì, con alcuni non avevo più tempo di giocarci. Esatto. Ma ci sono bambini che hanno tempo di farlo e i giocattoli hanno bisogno di qualcuno che giochi con loro. Giusto. E vale anche per la locanda. Lo sai? Serve una persona che se ne prenda cura, come io non posso fare più. Qualcuno che sappia amarla e prendersene cura come noi. Serve tanto amore. Serve tanto amore. Mi mancherà stare qui. Già. Anche a me. Ehi, va a dormire. Buonanotte, papà. Notte, tesoro. Ciao. Grazie per aver offerto il pranzo, papà. Oh, figurati. Per me è un piacere. Willow. Ciao. 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 Ehi. Mamma, papà, lei è la sorella di Judy. Tu sei Willow? Sì. Linda parla sempre di te al ristorante. Oh, mi dispiace. Dai, non essere sciocca. È compito nostro essere fieri dei figli. Come lui, che sta per diventare socio di uno studio legale. Sì, l'ho sentito. Congratulazioni. Grazie. Ma non è ancora ufficiale. Di sicuro non lo sarò se faccio pause pranzo così lunghe. Quindi torno in ufficio. Ma è stato bello vederti, Willow. Aspetta, ti dispiace se ti accompagno? No. Bene, è stato un vero piacere. Ciao. Anche per noi, Willow. A presto. Allora, a proposito del matrimonio, io credo che organizzare un grande evento prima di andartene possa aiutarti a vendere. Insomma, il Natale è sempre stato spettacolare a Eagle Ridge. Fuori mettevano le luci, le decorazioni e si facevano dei giri in carrozza. Accidenti, giri in carrozza? Sì, come durante la festa d'autunno, sul carro da fieno. Era la cosa più vicina a un giro sulla slitta e la gente lo adorava. Voglio dire, non vuoi un ultimo Natale spettacolare lì, prima di andartene? Insomma, so che Natalie lo vorrebbe tanto, ma ad essere onesto non ho tempo per fare niente. Oh, ma farei tutto io. Ogni cosa. Organizzerò il Natale e il matrimonio. Assumerò anche una squadra che faccia ogni riparazione. Ho già un tutto fare, Garrett. È lui a occuparsi di queste cose. Perché è così importante per te? La mia famiglia ha costruito Eagle Ridge. È il grande giorno di Juni e è molto importante per noi. Non dovrò fare niente? Assolutamente no, farò tutto io il lavoro. Non ti accorgerai nemmeno che siamo lì. E David, farai avverare tanti desideri di Natale. Non voglio problemi. Questo è un sì? Hai desideri di Natale? Hai desideri di Natale. Dato che dalla reception si riverseranno tutti qui, servirà qualche accorgimento. A che cosa pensi? Beh, il pavimento deve essere lucidato e poi credo che serva una mano di pittura. Scusa, vuoi ripitturare? Ovviamente. Non dovevi solo decorarla un po'? Questa zona non ha bisogno di essere ripitturata. Oh, voglio solo darle una rinfrescata. Niente di particolare, ti mostro qualche campione, che ne dici? A dire il vero sono venuto solo per pranzo. 5 minuti, lo prometto. Smettila di incoraggiarla. Allora, guarda. Ok. Oh, ciao, speravo di incontrarti prima di andarmene via. Sono appena entrato in casa. Devo parlarti di una cosa importante. Le decorazioni natalizie. Ce ne sono abbastanza, ne servono ancora. Dovremmo aggiungere qualche altra luce. E di quante parliamo? Probabilmente un filo, o due, 5 al massimo. Dobbiamo anche riparlare della pittura. Pittura? Ma allora, ecco a cosa pensavo. Sistemeremo l'altare qui.
Ok, io e Austin saremo lì in 30 minuti al massimo, 45 minuti al massimo. Ok, puoi leggermelo intanto? Credi di riuscire ad abbellire questo posto in tempo? No, sono solo decorazioni, faremo presto. Ah, grandioso, quindi possiamo aggiungere qualche dettaglio. Come cosa? Dato che ci sposiamo 2 giorni prima di Natale, vogliamo degli alberi. Alberi? Ma è plurale? Sì, tipo 8 o 9. Sì, e tante decorazioni. Sì, e ghirlande, festoni, fiocchi, tutto il pacchetto. Scusate, io... aspetta un secondo, io... un albero è abbastanza, non... ma... Ciao, hai perso qualcosa? Oh, beh, diciamo... non trovo una cosa che ho nascosto. Oh, e che cos'è? Harry. Chi è Henry? La mia renna. Oh. È il mio migliore amico. A parte Rona, che è la mia migliore vera amica, Harry è il mio migliore amico giocattolo. Ok, e ora non sai dov'è? Io e papà giochiamo sempre a nascondino con lui. Toccava a me nasconderlo e ho trovato il posto perfetto, ma... ora non ricordo qual era. Ok, beh, perché non mi descrivi com'è? Così posso darti una mano a trovarlo. Ok, allora, è una renna. Ok. Ed è grande così. Natalie, ho controllato di nuovo di sopra, ma... oh. Ciao. Ciao, non sapevo fossi ancora qui. Stavo per andarmene, ma mi sono imbattuta in quella che immagino sia Natalie. Ah sì, ma certo, Natalie, lei è Willow. È lei che si sta occupando di tutti i lavori della locanda. Tu sei Lady Natale. Che cosa? Sei Lady Natale. Papà mi ha detto che organizzerà il Natale alla locanda. E questo lo fa impazzire. E impazzire di gioia. È vero che ci saranno 1 milione di alberi di Natale? Davvero? Oh, no, no, non 1 milione, ma ce ne saranno tanti. Stavo giusto andando a vederne qualcuno. Oh, papà, andiamo anche noi. Anch'io voglio prendere un albero. Non ricordi che ci andiamo nel weekend? Ma papà, se Willow li prende oggi e noi più tardi non si abbineranno. Ma sono tutti uguali. No, ogni albero è unico e speciale a modo suo. Sì, papà. Comunque sia, quando si mettono le luci e si addobbano, nessuno nota la differenza. Io la noterò. Ti prego, papà. Ok, andiamo a comprare l'albero stasera. Sì! Grazie, papà. Prendo il cappotto. Ok. Questo! Quello! Questo? Oh, anche questo è bello! Ti piace ogni albero del lotto? Perché sono tutti quanti belli fino ad ora. È vero. Vado a vedere quelli laggiù, vi dirò se ne trovo qualcuno. Beh, è sempre così entusiasta. Sì, lo è, parecchio a volte. Ero esattamente così alla sua età. Tutto doveva essere intenso, soprattutto a Natale. Non sei cambiata tanto. Non eravamo d'accordo nell'organizzare un bellissimo matrimonio e un Natale memorabile che sarebbe stata la cosa migliore per tutti? Sì, ma quando arriveremo al punto in cui non mi dovrò preoccupare di niente? Domani, al massimo venerdì. Non posso continuare ad assentarmi dal lavoro per dare a tua sorella un matrimonio da sogno che a quanto pare include ogni albero di Natale esistente per qualche ragione. Non si tratta solo delle nozze, ma anche di sbalordire il tuo acquirente. Dare un evento spettacolare che dimostri quanto possa essere magica l'Eagle Ridge Inn. Lo capisco e lo apprezzo tanto, lo dico davvero, ma ho deciso di vendere la locanda perché prima di tutto devo concentrarmi sul diventare socio. Beh, ciò che voglio dire è che avevi detto che ti saresti occupata di tutto, ma non sta andando così. Sai una cosa? Hai ragione. A partire da ora sei fuori servizio. Grazie. Papà! Ehi! Vieni! Vieni, devo mostrarti tutti gli alberi che ho scelto. Domani, al massimo venerdì. Certo, no, pensa tutto all'amministrazione. Approva solo i fogli di presenza. Grazie, Tasha, ciao. Permesso. Mi dispiace, non volevo finire nella sua foto, è che... Scusi, sognavo ad occhi aperti, immagino. Si figuri, spero solo che fosse un bel sogno. Può darsi.
Stavo immaginando come potrebbe essere questo posto con ancora più decorazioni natalizie. Forse lo comprerò questo posto. Oh, la prego, l'aiuto a visualizzarla. Illuminazioni ovunque, sul tetto, alle finestre, sulle grondaie, ghirlande con fiocchi ogni metro e mezzo e qui, sulle pietre, un pupazzo di neve. Ci ha pensato molto. In realtà sono cresciuta qui, la mia famiglia gestiva Eagle Ridge. Davvero? Sì. Com'è stato vivere qui? Una grande fortuna, capisce? Comunque, lei ha dei figli? Due figlie, ma sono grandi. Nipoti o... Non ancora. Beh, quando ne avrà, adoreranno la locanda. Avrei voluto vedere com'era una volta. Comunque, mi scusi per averla intracciata. No, non l'ha fatto. Robert. Willow. È stato un piacere. Piacere mio. Arrivederci. Hai il file della fusione Harrison? Sì, eccolo qui, eccolo qui. Ok. Che succede? Willow ha bisogno di me ancora. Ok, non ti preoccupare. Ci penso io. Sei sicuro? Sì, sì, va. D'accordo, grazie. Prego. Stendi lì. Procede tutto secondo i piani? Sì, tranquilla. Ok, perché Natale e il matrimonio saranno tra 3 settimane. 3 e mezza, più o meno. D'accordo, all'hotel dove lavoro, nei fogli di calcolo, non esistono i più o meno, quindi... Prima di lavorare qui ero un appaltatore e la nostra specialità era il più okay. o meno. Tranquilla, sarà tutto pronto. È come con il Natale, ci devi credere. Willow, ho ricevuto il messaggio. Sì, ascolta. Ok. Dimmi cosa vedi. È un trabocchetto? No, guarda la locanda e dimmi Willow, cosa vedi. Willow, non ho tempo per questo. Va bene, ti dirò cosa vedo io allora. Ok. Ci servono più addobbi. Io credo siano fin troppi. No, non secondo il tuo potenziale acquirente, Robert. L'ho incontrato proprio qui e mi ha confessato che vorrebbe vedere la locanda più addobbata per un Natale spettacolare. E questo lo convincerà a comprarla? Vuole una ragione per credere che la locanda è speciale, ma non l'ha ancora trovata. Gli addobbi sono temporanei. Potrà decorarla come vuole quando sarà sua. Senti, per qualche ragione fa fatica a immaginarsela. Deve vederla, non solo ascoltare la descrizione. Ok. A cosa hai pensato? Ok. Non avevo idea di quanto mi fosse mancata. Non sei mai tornata a casa per Natale? Di solito ho solo un paio di giorni liberi tra la famiglia e gli amici. Non riesco mai a godermelo. Io lo adoro. A te piace? Ah, sì, sì. È un po' triste che tu debba vendere la locanda per diventare socio. Beh... Era il mio obiettivo da quando ho finito giurisprudenza, quindi è bello tornare in carreggiata. Cioè? Avevo un piano. Sai, università, abilitazione, sposarmi, avere un figlio e diventare socio. Ma è andato tutto storto quando mia moglie è morta. Già, mi dispiace tanto. Come si chiamava? Shelley. La locanda era la sua passione. Oh, non fai intendere, io e Natalie la adoriamo, ma è tempo di andare avanti. Come avete gestito il tutto quando avete venduto? Non molto bene. Avevo 15 anni, poco dopo la morte di mio padre. Scoprire di dover vendere Eagle Ridge è stato come una nuova perdita. Mi dispiace. Credo che sia per questo che lavoro nel settore alberghiero. Volevo, ecco, recuperare quell'esperienza e condividerla con le persone. Ci riesci? Ci provo, ma è diverso. Già. Vengo trasferita spesso e non riesco mai a mettere radici. Ma credo che forse quando gestirò il mio albergo sarà diverso, sarà più appagante, magari. Non lo so, un giorno o l'altro. Perché non oggi? Perché mi terrorizza. Ehi, ti piace quella per il fienile? Ah, la prendiamo? No, ci penso io. Questo è lo spirito giusto. Che freddo! Wow! Accidenti, si gela! Che bello! Wow! Beh, che ne pensate? Oh, lo adoro! Ma dobbiamo dare dei nomi ai pupazzi di neve. Sono d'accordo, ne hai qualcuno in mente?
Donnola, Cometa, Saltarello e Lampo. Questi sono i nomi delle renne. Vanno bene anche per i pupazzi di neve. Giusta osservazione. Non si illuminano? Sì, certo. Aspettiamo che Garrett faccia gli ultimi ritocchi e li accendiamo. Il Natale era così quando vivevi qui da piccola, Willow? Sì, era molto simile a questo. Tutta la famiglia si riuniva per decorare, cantavamo, bevevamo cioccolata calda. Era... Cioccolata calda? Ne ho preparata un po'. Oh, ottimo. Andiamo a prenderla. Ti manca fare il Natale alla locanda? Sì. A volte mi manca, ma in senso positivo, capisci? Vedi, mio padre diceva sempre che i ricordi sono le cose belle che di solito incartiamo per noi stessi per tenerci al caldo di notte. Ed è vero. Persino oggi, non importa dove mi trovi, penso sempre con affetto a tutte le notti speciali passate qui. Come questa? Sì, come questa. Cioccolata calda? Oh. Oh, ottimo! Ok, siamo pronti! Ho collegato tutto a questo telecomando, devi solo premere il pulsante. Oh, grandioso. Grazie, Garrett. Allora, Natalie, a te l'onore. Oh, sì, grazie. Sei pronta? Il pulsante è questo. 3, 2, 1... Bellissimo. Aspettate, c'è dell'altro. Giratevi. E ora. Oh. Ah. Ora sì che è decorata per Natale. Molto bello qui dentro. Sì, manca ancora molto, ma abbiamo fatto tanti progressi in una settimana. Quanti abiti hai comprato? Babbo Natale sarebbe invidioso. Puoi sostituire le prese elettriche che ti ho fatto vedere? Sì, certo. Grazie. Vuoi appuntartelo? Ah, è tutto qui. Garrett, abbiamo tante cose da fare e poco tempo per farle. 3 settimane, più o meno. Esatto. Io... Henry... Allora, dove sei finito? Ehi, hey, Mark, cosa fai qui? La ricerca di Harry continua. Sì, la renna di Natalie. Ho sentito, ancora nessun segno. Purtroppo no. David sta cercando nel seminterrato e Natalie di sopra in lavanderia. Salterà fuori. Qualche novità? Ho trovato il cappotto che avevo perso, ma... niente Harry. Natalie soffrirà se non lo troviamo. Lo so, ma abbiamo controllato ovunque. Vorrei riuscire a toglierle dalla mente quel pupazzo. Willow, posso fare qualcosa per te? In realtà sì, la signora Hill sarà qui tra qualche minuto con un cavallo e una carrozza. Un cavallo e una carrozza? Sì, sono per il matrimonio. Porteranno Juni dalla locanda al fienile. Sarà... Non avevate una carrozza qui a Natale? Sì. Era così divertente. David, devi ripristinare la tradizione. Abbiamo già tanti addobbi all'esterno, servono anche i giri in carrozza. A nessuno servono dei giri in carrozza, ma sono divertenti e tutti hanno bisogno di divertirsi, soprattutto a Natale. Dovresti ascoltare tuo padre, è molto saggio. Sarà molto saggio, ma non pagherà lui. Fanno parte delle nozze, quindi pagherà la mia famiglia. Mm. Ok, e insomma, un cavallo distrarrà Natalie da Harry. Ma cosa dico? La distrarrà da ogni cosa. Perfetto, e tu dovresti venire con noi e non dirmi che devi lavorare. È sabato. Sai, hai ragione. Hai ragione. Vado da Natalie. Oh, è davvero perfetta. Quando il tuo acquirente vedrà la carrozza e la locanda, tirerà fuori il libretto degli assegni. Non saprei. Papà, sto accarezzando un cavallo. Lo vedo. Si chiama Frosty, come il pupazzo di neve. Oh, che bel nome. La signora Hill dice che possiamo fare un giro. Oh. Non so se abbiamo tempo, tesoro. Ma papà, la carrozza è qui. E Frosty è pronto ad andare. Credo che voglia farci fare un giro. Insomma, se è Frosty a volerlo... Chi siamo noi per dire di no a Frosty? Sì! Si sta divertendo tanto. Sì, è vero. E devo ringraziare te, quindi
Grazie. Beh, ammetto che non è stato facile. Il tizio che gestisce la locanda ha fatto resistenza a tutto quello che ho proposto. Di solito noi festeggiavamo il Natale con le luci, i regali, ma non l'abbiamo più fatto negli ultimi anni. Ah, io so il perché non lo avete fatto e lo capisco. Spero solo che non pensi che no, io... No, va tutto bene, anzi, va più che bene. È tempo di festeggiare il Natale alla grande. Allora, dimmi, qual è stato in assoluto il tuo Natale preferito? Oh, wow. Ok, quello che mi viene in mente è il Natale di quando avevo 6 anni. Volevo restare alzato tutta la notte per incontrare Babbo Natale quando sarebbe venuto a portare i regali. Ok. Perché volevo dirgli grazie, sai, per i doni che mi aveva portato in passato e vederlo mangiare i biscotti natalizi. Ha senso? Fino a che ora hai resistito? Sono crollato alle 21:45. Ok. È stato un bel Natale. E il tuo? Probabilmente quello dei miei 14 anni. Sì, non sapevamo sarebbe stato il nostro ultimo Natale con mio padre, ma così è stato. Me lo ricordo perché lui era così felice. Sai, il Natale era il periodo dell'anno che più preferiva e molti amici e parenti venivano a stare con noi. E sì, lui sapeva come renderlo speciale per noi. È bello. Ehi, Natalie, vogliamo fare dei giri in carrozza alla locanda a Natale? Sì, hai sentito, Frosty? Forza, dobbiamo fare una foto! Oh! Oh, la scatto io! Tu devi esserci! Ah, ha ragione, devi esserci, eh? Ma no, no! No, devi fare una foto con me. Signora Hill, potrebbe farci una foto? Grazie. 3, 2, 1... Carote! Ehi! Ciao, torno a casa. Va bene, grazie per tutto. Dov'è Natalie? A fare il bagno. Era davvero tanto emozionata per quel cavallo. Sì, ho la sensazione che vorrà ampliare la sua lista dei regali. E io credo che tu abbia ragione. Sembra siate stati bene insieme. Sì, è vero. Insomma, Willow sa come festeggiare il Natale. Sì, è vero. Quella ragazza è un tesoro. Sì. Penso che sarà spettacolare quando arriverò al mio matrimonio in quella carrozza. Sì, sì, lo sarai. Ed è un'altra cosa da spuntare dalla mia lista per le nozze. Come dici, scusa? Avevi un cavallo e una carrozza nella tua lista per le nozze? È una lista molto lunga che non riuscirò mai a finire, ma facciamo finta di sì, ok? Certo, tanto è divertente. Sì, e io non sono per niente stressata. Già. Sono felice che sia riuscita a farli svagare. Austin temeva che David passasse troppo tempo al lavoro. Beh, probabilmente ha ragione. Ci provo. E stai facendo un ottimo lavoro con la locanda, il matrimonio, il Natale e con tutto. Ti ho già detto quanto lo apprezzi. Tantissime volte. Sì, ma davvero a me piace farlo. Ne sono felice. Ma... voglio assicurarmi che tu non venga coinvolta troppo a livello emotivo. No, perché dici una cosa del genere? Io so quanto significhi per te quel posto. Certo, è la locanda. E ricordo quanto sia stata dura per noi lasciarla da piccole. Non vorrei che stessi male quando Natale sarà finito e dovrai tornare a New York. Ti lascerai molto alle spalle. Non preoccuparti, Juni. Farò attenzione. Grazie mille. Figurati, prenditi cura di te. Lo farò. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Ci vediamo stasera.
Vestiti presi e 20 minuti risparmiati dalla pausa pranzo. Sì, peccato di non aver mangiato niente. Dettagli. Mi importa solo che Juni sarà felice che ho spuntato qualcosa dalla nostra lista. Certo, serve una lista da cui rimuovere qualcosa. La lascio tenere a Juni. Per me è una lista mentale, amico mio. È tutto qui dentro. Ah sì? Sì. E cos'altro c'è nella tua lista mentale? Sì, credo che sarebbe meglio farne una copia. Credo anch'io. Sei così saggio. Ehi, potresti impartirmi un po' della tua saggezza? Ok, primo, non chiamarmi saggio, mi fa sentire vecchio. E secondo, cos'è? Dimmi tutto. È per Juni, è letteralmente sopraffatta dall'organizzazione del matrimonio. È normale, tu no? No, per niente. Io mi sto divertendo. È come non vedere l'ora di andare a una festa di cui hai sempre sentito parlare, ma a cui non sei mai stato invitato. Questa è la cosa più saggia mai sentita. Beh, ho imparato dal maestro. Cosa faccio? Beh, perché non la fai distrarre con un po' del tuo spirito natalizio? Stasera c'è l'accensione dell'albero, potresti uscire, sbagarvi e si rilasserà. Oh, vedi, questa è una grande idea. Tu sei la versione più giovane di un uomo saggio. Esiste una versione più giovane? Uh-huh. Scommetto che sarai felice quando tutto sarà finito. Potrai vendere e continuare la tua vita. Già. 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 E nonno e papà? Tuo padre è al lavoro e tuo nonno aveva una commissione urgente, ma stanno per arrivare. Si perderanno l'accensione. Di sicuro faranno in tempo. Non preoccuparti. Chi vuole un bel sidro di mele caldo per riscaldarsi? Io. Ti aiuto. Willow, puoi rimanere con Nathan? Sì, certamente. Grazie. Allora, emozionata per le luci? Sì. Ma dovranno essere davvero molto speciali per poter superare quelle alla locanda. Non so, credo che saranno migliori. Sai, l'accensione dell'albero è il modo della città per dire che è ufficialmente Natale. Beh, io credo che dovrebbe essere sempre Natale. Davvero? Invece io penso che festeggiarlo solo una volta all'anno è ciò che lo rende speciale. Sul serio? Mm-hmm. Perché? Beh, pensa a tutto quello che non vedi l'ora di fare nel periodo natalizio. I canti, le decorazioni... Biscotti. Sì, esatto, i biscotti. Aspetti un anno intero per mangiare quei dolcetti e poi, quando finalmente li assaggi, sei al settimo cielo. Tutta quell'attesa viene finalmente ripagata. Sì, è proprio così, è come una ricompensa, perché se mangiassi i biscotti natalizi ogni giorno dell'anno non sarebbero più speciali. Non l'avevo vista così. Ok. Ora voglio infornare dei biscotti natalizi. Anche io. Allora, dimmi, cos'altro c'è del Natale che vale la pena aspettare per te? Ogni cosa. La vigilia, perché ceniamo da nonna Pam e chiamo gli altri nonni, i genitori della mamma, sul computer. E la mattina di Natale festeggiare alla locanda. Anche se immagino che non succederà più dopo quest'anno. Beh, non fa niente. Non importa dove ti trovi. Conta solo che tu sia con chi ami. Ah, ecco Juni e Austin, andiamo a salutarli. Sì. Ok. Ciao. Ehi. Ciao. Stanno per accendere le luci. Andiamo. Ah, sì. Commissione era per la cravatta? Ho scelto di credere che tua madre trovi queste cose affascinanti. Vabbè, siete sposati da una quarantina d'anni, quindi immagino tu abbia ragione. Serve pratica e pazienza, molta pazienza. Lo ricordo. Ci sarà il tutto esaurito alla locanda? Sì, avremo la famiglia di Austin che rimarrà per le vacanze e arriveranno anche gli amici di Juni. Avremo molte persone dopo tanto. Sai, avresti potuto riempire quel posto molte volte se ti fossi fatto più pubblicità. Sembrava fosse un segreto. No, ero solo troppo impegnato, papà. Troppo impegnato? Tutto qui? È che non sapevo come gestirla da solo. E, lo ammetto, vedere la locanda al suo antico splendore è bello, ma devo andare avanti. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. È merito di Willow. Sarà dura dirle addio? Oh, alla locanda? Sì. Sì, sarà dura. Sappi che non è mai tardi per cambiare idea. Papà, papà, ce l'hai fatta!
Oh. Non me lo sarei mai perso. Nonno, ma... David? La tua cravatta! Nonna, non è magnifica? Credo sia assolutamente affascinante. Benvenuti a tutti. È tempo di accendere le luci. Siete tutti pronti? Vi prego di dare il benvenuto a un'invitata speciale. Natalie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. È Natale a tutti quanti. Buon Natale! Buon Natale! Tesoro! Salute! Sì, grazie! Sì, auguri! Salute! Ok, tesoro. Buonanotte. Ma prima non puoi leggere una storia? No, ne abbiamo già lette 3. Ma papà, solamente una! Una breve! Una natalizia! Ehi, ho trovato il mio blocco, era in cucina. Ok. Buonanotte. Anche a voi. Oh, Willow può leggermi la storia della buonanotte! Ah? Beh, bene per me se va bene per Willow. Sì, ma certo che va bene. Sei fortunata. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Oh, eccone una. Allora, adesso mi stendo qui. Ok, la notte prima di Natale. Sai, mio padre la leggeva a me e a mia sorella Juni ogni volta. È un canto di Natale. Ah, papà dice che devo leggere un canto di Natale l'anno prossimo. Questa è sicuramente una cosa che vale la pena aspettare. Era la notte di Natale. E in casa e in giardino nessuno fiatava, nemmeno il topino. Meno male, perché non vogliamo un topino nella locanda. No, ovviamente. Le calze in salotto erano appese al camino e per Babbo Natale c'era un dolce spuntino. Al calduccio nei letti i bambini a sognare i doni, i confetti e bontà da mangiare. Ok, finalmente si è addormentata. Oh, grazie. Sai, non permette a chiunque di leggerle la storia della buonanotte. Oh, in questo caso mi sento onorata. E io lo apprezzo. Ah, grazie anche per aver suggerito di andare all'accensione. È stato divertente. Lo è stato davvero. Allora, 2 settimane al via, ce la faremo? Penso di sì. Lo spero. No, aspetta, la signorina non ti preoccupare di niente, lo spera. Ok, ora sì che inizio a preoccuparmi. Beh, in questo caso ci equilibreremo. Forse. Senti, devo ammettere che si sta prospettando Natale alquanto spettacolare. So che sono stato un po' esitante. Un po'? Già. Ma sta funzionando bene. E voglio dire che mi piace passare del tempo con te. A lavorare qui. Anche a me. Alla locanda, sì. Sì, spero che l'acquirente resti colpito e che tu possa vendere molto rapidamente e andare avanti. Sì, e che tu possa tornare alla tua vita. Ah, comunque. Ah, oh, e il tuo capo. Oh, grazie. Grazie. Prego. Anche qui. Sì. Ah. Ecco fatto. Allora, solo per curiosità, se non fossi tornata qui, per Natale cosa avresti fatto? Oh, probabilmente sarei arrivata la sera prima di Natale e sarei ripartita il giorno dopo. Non ho mai passato così tanto tempo qui, ma... sono felice di averlo fatto. Hai mai pensato di tornare? L'ho considerato, ma... per il giusto motivo. E quale sarebbe? Lo riconoscerò quando lo vedrò. Giusto. Comunque è tardi, dovrei... Ok, buonanotte. Ciao. Ciao. Benvenuti a tutti. Salve, benvenuti da Brogan's Diner per la nostra celebrazione annuale delle vacanze. Wow! Sì, siamo davvero grati ad ognuno di voi, moltissimo.
Ora, chi vuole fare un gioco natalizio? Sei pronta? Giochi natalizi? Lei prende il Natale molto seriamente. Ora so da chi hai preso. Dentro questi pacchetti ci sono delle campanelle. In squadre da due dovrete riuscire a scartare il pacchetto e a suonare la campana. La difficoltà sta nel fatto che le vostre mani saranno legate e che l'altra mano sarà dietro la schiena. Non si bara. Oh. La prima coppia che scarterà il regalo e suonerà la campana vincerà un pezzo di torta per una settimana. Ok? Wow! Forza, fate le coppie! Natalie, tu stai con me? Ovviamente! Sì! Willow, David, siete una coppia? Noi... davvero? Ok, ma non ricordo di aver alzato la mano. Mio il gioco, mie le regole. Credo che dovremmo. Sì. Ok. Ok. Mani, per favore. Sì. Ok. Così. Quanta divertente. L'altra mano dietro la schiena. Esatto. Ok. Pronti? Pronti. Partenza! Ok, dai, forza, tu il nastro. Sì, dai! Dai, forza! Dobbiamo tirare il nastro. Ok, questa parte è tolta, e voi? Ci siamo, abbiamo tolto il nastro. Sì, ok, ecco. Sì, ok. Ferra l'angolo in alto. Provaci tu. E ci sto provando, devi solo tirare. Cosa? È molto più difficile di quanto sei. Già. Ci sono presa! Sì! Oh! Sì! Evviva! Natalie, ho sfidato Vinzio! Sì, grazie mille! Sì! Evviva! Guarda questo posto. Lo so. Immagina quanto sarebbe stato bello se mi avessi lasciato pitturare. La adoro anche così, piena di vita e di energia. Mi ricorda quando l'abbiamo comprata. David... sei sicuro di volerla vendere? Certo. Insomma, sono tentato, sai, di lasciare il lavoro e gestire la locanda, ma non ho lavorato così tanto per diventare socio, per mollare così vicino al traguardo. Capisci? Certo. Come avevi detto, tornare in carreggiata. Esatto, una cosa del genere. Comunque sia, è un bel sogno, vero? Lo è. Ah, sì, che bel posto. Ehi, David! Sì. Doveri da testimone. Certo. Sei sicura della glassa rosa? Rosa va bene. Ok. Dovresti mettere più zuccherini lì sopra. Oh, forse a te servono più zuccherini. Che succede qui? Prepariamo i biscotti di Natale. Sì, lo vedo, e il profumo è favoloso. Allora te ne preparo uno. Oh, magari. Ho trovato Natalie nel fienile che cercava Henry, così ho pensato di fare una breve pausa natalizia. Grazie. Oh, grazie. Oh, scusa. È delizioso. Vale la pena aspettare, vero Willow? Oh, sì. Allora, Natalie, hai desiderato qualcosa in particolare per quest'anno? Sì, certo, ma non posso dirtelo, non si avvererà. Oh. Non avrà a che fare con un certo cavallo di nome Frosty, vero? No, Willow mi ha spiegato che Frosty deve stare con la signora Hill. E tu cosa hai desiderato? Io? Beh, come hai appena detto, se te lo dicessi, non si avvererebbe. Non mi dai un indizio? Sai una cosa? Baratterò un biscotto per un indizio. Sono troppo buoni. Valgono almeno 2 indizi. Davvero? Beh, allora forse ti farò... il sole di Cloud! E rubo questo. Mi attacco di qua! Grazie per il giro. Robert!
Ehi! Non sapevo che fossi qui. Beh, non volevo disturbarti, ma volevo dare un'altra occhiata da solo. Mi piace quello che hai fatto. Insomma, i giri in carrozza sono un bel tocco. Oh, grazie. È stata una bella idea. Ma non è finita qui, eh. Verrai al matrimonio la prossima settimana, vero? Perché vorrei che tu vedessi la locanda con un grande evento. Certo, ci sarò, ma non ce ne sarà bisogno. Sono pronto. Bene. Pronto per comprare la locanda? Sì. Lunedì dirò al mio agente di chiamare il tuo per fare un'offerta. È fantastico. Io non so neanche cosa dire. Comincia a dirmi dove hai preso questo biscotto. Ha un profumo in delizioso. Cucina. Va pure a prenderne uno. Io arrivo subito perché... Vado. Oh, aspetta. Ehi, ehi. Manteniamo la notizia tra di noi per ora, finché non ci sarà un accordo, ok? Nessun problema. Ok, perfetto. Benissimo. Non lo hai ancora detto a nessun altro? Non ho ricevuto l'offerta e non so se la accetterò. Perché non dovresti farlo? Non sarà che ci stai ripensando? Oh, niente ripensamenti. Nuove idee. Non ti capisco. Neanche io, a dire il vero. So solo che inizio a credere che forse la locanda è più importante di quanto pensassi. Ah, c'entra forse Willow? No. Sono una madre, non mi sfugge niente. È complicato. Non è la risposta alla mia domanda. Che cosa vuoi, David? Non riguarda Willow o me o qualsiasi cosa vogliamo. E neanche vendere la locanda o diventare socio. Ho una figlia che conta su di me e la decisione che prenderò influenzerà tutta la sua vita. Quindi, diciamo che non sei assolutamente sotto pressione. Sei un padre magnifico, David. Quando dovrai prendere una decisione, saprai cosa fare. Grazie, mamma. Andiamo. No, 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 non c'è problema. Davvero, chiama quando vuoi. Grazie per difendere il fortino. Buon Natale. Problemi? Cose di lavoro. Dovresti essere in vacanza. Credo si siano pentiti di avermi dato così tanti giorni. Ma certo che sì. Sei brava a gestire le cose, il tuo lavoro, il matrimonio di tua sorella, la locanda. È diverso, è un atto d'amore. Oh, non ami il tuo lavoro? Ma certo, è solo diverso. Questo è tutto per Juni e la locanda è speciale. Sono d'accordo con te. E credo che chiunque la comprerà apprezzerà il fatto che tu sia stata lì. E il giusto, nonché saggio investitore, farà un buon lavoro. Sono d'accordo. Qualcuno con esperienza nella gestione alberghiera, in modo che sappia cosa fare. Una persona emotivamente coinvolta con quel posto. Molto diretta, mamma. Manca una settimana a Natale, non ho tempo da perdere. Dovresti comprare la locanda. Mamma, non posso permettermela. E poi, essere vice direttrice non basta per gestire un'attività. E che cosa hai fatto nelle ultime 3 settimane? Beh, ho stilato liste di cose da fare e programmi, ho distribuito il lavoro e mi sono preoccupata delle tempistiche. Questo significa gestire un'attività. Potrei aiutarti con il mio fondo pensione? No, assolutamente no, non posso lasciartelo fare. E se poi io ci provassi e fallissi? Oh. Parlo sul serio. E se non funzionasse? Era il sogno di papà e non riuscirei a dirgli addio 2 volte. Tasha, ciao, sono io. Sto bene, grazie. E tu? Ottimo. Senti, ti potrei chiedere un favore? Ti dispiacerebbe inviarmi le informazioni degli ultimi 10 hotel in cui la compagnia ha investito? Sì. Ok, è perfetto, grazie. Ehi, che succede? Ciao, immagina questo. La carrozza trainata dal cavallo con Juni arriva fino a qui. Dopodiché si ferma, lei scende, cammina fino al vialetto e appena arriva qui... Wow! È stupendo! L'hai fatto tu? Beh, è stato Garrett, ma con una mia idea.
Beh, è stata una grande idea. Non vedo l'ora che Natalie lo veda, lo adorerà. Allora, David, hai più parlato con quel signore che era interessato alla locanda? Sì, sì, ci siamo sentiti, sì. Oh, ok, senti, le ultime 3 settimane hanno significato molto per me. Poter lavorare in questo posto è stato come recuperare un pezzo del mio passato. Ha senso quello che dico? Assolutamente senso, infatti mi sento come te. Davvero? Mi sembra che aspettassi un segno, sì, a vedere questo posto così. Oh, sono felice che tu lo dica. Mi rendo conto che Eagle Ridge è qui da molto prima di noi. E lo sarà ancora quando non ci saremo più. E non importa chi lo possiede, ma importano i ricordi che si creano qui. Riportarlo alla vita mi ha dato la possibilità di dirgli addio. Ed ora posso andare avanti. È grandioso, David. Sono molto felice per te. Devo tutto a te. Grazie. Oh, si è fatto tardi. Ora dovrei andare. Certo. Buonanotte. Buonanotte. Qualcosa non va? Perché credi che qualcosa non vada? Stai mangiando un panfrutto dallo stampo. Beh, è un ottimo panfrutto. Non è vero, perché lo stai mangiando? Perché ho bisogno di comfort food. Mi sposo tra una settimana e ho voglia di cocco. Anche tu sembri aver voglia di panfrutto. Non mi piace tanto. Su, dimmi. Ok, senti, non dirlo a nessuno, ma ho messo insieme una proposta per far investire la mia compagnia nell'Eagle Ridge. Investire? Sì. Perché? Perché avevo la sensazione che David non volesse vendere sul serio, che lo facesse perché era troppo impegnato. Così ho pensato che se la mia compagnia ci avesse messo i soldi, forse avrei potuto gestirla. Questo sarebbe stupendo. La tua compagnia lo farebbe. Non lo so, e ad essere sinceri non importa, perché David vuole chiudere con la locanda. Deve lasciarla andare. Beh, credo che sia comprensibile, no? Assolutamente comprensibile. Insomma, la locanda rappresenta il suo passato ed ora è pronto ad andare avanti. Forse potresti comprarla. Juni, non posso permettermela. Chiedi un prestito. A meno che tu non voglia farlo senza David. Devo ammettere che la parte che ha reso il tutto così divertente è stata proprio farlo con lui. E Natalie, ovviamente. Sembra che i tuoi sentimenti per la locanda si siano mischiati con quelli per David. L'ho conosciuto un paio di settimane fa, non posso provare qualcosa per lui. E perché no? Perché è troppo complicato. Perché potrò anche essere brava a risolvere i problemi, ma non ho una soluzione per questo in particolare. Beh, forse la tua risposta è accettare cosa provi veramente. Ah, da questa parte. Proprio lì. Ah, ok. Sì. Una qui e una qui. Oh! È così bello! Divertente. Ok, ci siamo quasi! Ottimo lavoro! Ah, è buonissimo! Niente male! Tutti quanti! Sì! A voi!
Avanti. Mamma ha detto che hai bisogno di me. Mi sposerò fra qualche ora. Sì, esatto. È tutto ok. Andrà tutto bene. E come? Ho un'idea. Scusa, abbiamo finito tutto il buon frutto. Questi sono molto meglio. Sei la migliore. Grazie. Buon matrimonio. Ehi, grazie. Tutto bene? Va alla grande. Insomma, è quasi Natale. Io mi sposerò oggi. E non sei per niente nervoso? No, per niente. Beh, veramente, forse sì, ma... solo perché odio indossare lo smoking. Non so come fai a rimanere così calmo. Beh, ho avuto un buon esempio. No, niente, David il saggio, okay? No, no, ti prendevo in giro, ma stavolta dico sul serio. So che scherzo sempre, ma... è vero, tu sei come il fratello più saggio e molto più grande che non ho mai avuto. Non sono tanto più vecchio. Sul serio, guarda tutto quello che hai fatto. Con la locanda. Crescendo Natalie da solo, stai per diventare socio. Come fai a fare tutto quanto? Insomma, è fantastico. Grazie. Anche se molte volte mi sento di non concludere nulla. Ah, tutti si sentono così di tanto in tanto. Ma riuscirei a fare tutto, come sempre. È come il lavoro che hai fatto qui con Willow. Hai visto un'opportunità per rendere questo posto più allettante per il tuo acquirente. E sta andando bene, giusto? Sì, sta andando bene. Visto, è tutto a posto. Già. A meno che qualcosa non lo sia. No, è grandioso. Ok, comunque qualsiasi cosa farai, tu ci riuscirai. Se lo dici tu. Sì, non per niente sei il mio testimone di nozze. Ok? Ah, sì. Non posso credere. Già, che ti sposi. Nemmeno io. Ah. Credo tu debba dire a David della tua proposta. Non è così facile. Dovrebbe esserlo. Digli solo quello che vuoi. Se non fossi sicura di che cosa voglio, non fosse importante. Ma certo che importa ciò che vuoi. Tu sei sempre sicura. Ricordi da piccole quando ci sedevamo attorno all'albero e papà ci chiedeva quale regalo volevamo aprire per primo? Mm-hmm. Tu non riuscivi mai a decidere. Perché volevo che il mio regalo fosse qualcosa di speciale. Non un paio di calzini. Invece tu sapevi dove erano quelli speciali. Non stavolta. Per ora sembrano tutti dei calzini. Allora, cosa farai? Devi scartare un regalo? Devo? Insomma, non posso stare qui con te a mangiare biscotti? Potresti. A parte che dovrei cominciare a prepararmi. Mi sto per sposare. Mm-hmm. Sì, è vero. Finito. Lo so, sul filo di lana. Ci siete riusciti prima del matrimonio. Conta soltanto questo. Posso vederlo? È tutto tuo. Tu non mi accompagni? No. So che è stata la mia squadra a fare tutto il lavoro, ma era il tuo sogno. Vedilo da sola. Grazie, Garrett. Per tutto quanto. Willow, questo è... Lo so, David. Io non so neanche cosa dire, insomma... Anzi, invece so cosa dire. Tuo padre sarebbe molto fiero di te. Grazie. Prego. David, dobbiamo parlare. Lo so. Perché è così difficile dirti quello che sento? Pensavo la stessa cosa. Credo che dovremmo cercare di essere onesti l'uno con l'altro. Hai saputo dell'offerta per la locanda?
Un'offerta? Già. È da Robert, giusto? I giri in carrozza l'hanno conquistato. Te l'avevo detto. Già. L'accetterai? Credo che dovrei. Certo, il tuo addio. Sai, mi sono sentito come bloccato negli ultimi 3 anni. Come se fossi sepolto sotto la neve e non riuscissi a uscire. Se vendessi la locanda potresti, ecco, uscire e... Sì, una cosa del genere. Già. Devo ringraziare te per questo. Stai facendo un grosso sbaglio. Cosa? Non credo che dovresti vendere. Di cosa stai parlando? Tu ami questo posto, David. Riesco a vederlo nei tuoi occhi quando ti guardi intorno. Questo non significa che non dovrei vendere. Sì. È esattamente quello che significa. Dovresti restare e lottare per ciò che ami. E so che pensi che rappresenti il tuo passato, ma io... credo che sia il tuo futuro. Che tipo di futuro posso avere qui? Ogni volta che mi guardo attorno, le uniche cose che vedo sono... solamente ricordi. Non è una cosa negativa. Non devi lasciare andare quelli vecchi per creartene di nuovi. C'è sempre... spazio nei nostri cuori per altri ricordi. Non ci riesco. Non vuoi neanche provare? Mi dispiace. Ora devo prepararmi per il matrimonio. Sei bellissima. Potete sedervi. Carissimi, siamo qui oggi per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio. Sono felice di vedere tanti amici e parenti in questa importante occasione. No. Sì! Ha un lavoro ben fatto. Oh. Grazie. Ho saputo fin dal primo momento che eri una persona in grado di prendersi cura delle cose. Beh, sono felice di esserci riuscita. E ora cosa ti aspetta? In quale grande lavoro ti cimenterai? Beh, tornerò a New York e forse mi trasferiranno a Denver. È quello che vuoi? No. Per l'amor del cielo, allora perché lo fai? Perché io... non ho altra scelta. Willow, si ha sempre una scelta. Non vedevo più David. Così coinvolto, così appassionato, così felice come nelle ultime settimane, dopo tanto tempo. Già, ma David vuole lasciare andare il suo passato, quindi... Il passato non è qualcosa che si lascia andare. È qualcosa da cui si impara per costruire il futuro. Credo che sia questo che tu vuoi davvero. Non sempre si ottiene quello che si vuole.
Se mio figlio è intelligente come credo, lo otterrai. Eccoti qui. Che cosa fai? Niente. Non ti stai divertendo? No, mi diverto. Il matrimonio è stato bello. Sì, è vero. Il matrimonio tuo e della mamma è stato come questo? Beh, non proprio. Il nostro è stato in chiesa, non in un fienile. E non lo abbiamo fatto a Natale, quindi non avevamo tutte queste bellissime decorazioni. Ma è stato divertente. Oh sì, è stato bellissimo. Un bel modo di iniziare la vita insieme. Avrei voluto esserci anch'io. Beh, è stato pochi anni prima di conoscerti, ma eri già nei nostri sogni quel giorno. Che c'è? È che è quasi la vigilia di Natale. Non abbiamo trovato Harry. Lo so. È bravo a nascondersi, vero? Insomma, non possiamo andarcene se non lo troviamo. Che cosa vuoi dire? Non possiamo andarcene senza Harry. Tesoro, non possiamo restare. Qualcun altro verrà a vivere qui. Ma me lo ha regalato la mamma. Non possiamo dimenticarci di lui. No, insomma, noi non lo dimenticheremo. Non importa dove andremo, avremo sempre dei bei ricordi. Ma perché non possiamo farci altri bei ricordi qui? Ne abbiamo finiti tutti. Non possiamo crearne più. Ciao, Tasha, ti lascio un messaggio soltanto per avvisarti che tornerò molto prima di quanto previsto. Dovrei essere in ufficio il giorno dopo Natale. Ti auguro buone vacanze. Dove era andato a finire? Nella libreria. Nella libreria? E perché hai guardato lì? Ho trovato la copia di mio padre di Canto di Natale. Io credevo di averlo perso. Non posso crederci. Io sì. Il mio desiderio di Natale si è avverato 2 giorni prima. È fantastico, tesoro. Non abbiamo finito i bei ricordi, visto? No. Hai ragione. Ehi. Ciao. Quando avevi intenzione di dirmi questo? È una cosa che ho portato con me per un paio di giorni. È una proposta per la mia compagnia per un potenziale investimento a Eagle Ridge. Lo so, l'ho letto. Io l'ho fatta solo perché credevo che volessi che io la facessi. Apprezzo che tu ci abbia messo tanto impegno, davvero. Ma non posso lasciartelo fare. Lo so, lo capisco. L'addio. Non posso lasciartelo fare perché io rimango qui.
Ho detto a Robert che non vendo più la locanda. Ma come farai con il lavoro? Cosa ne è dell'essere socio e del voler ritornare in carreggiata? Mi serve una nuova carreggiata. E non l'ho capito finché non me l'hai mostrata. Sai quando abbiamo parlato dei bei ricordi che abbiamo in questo posto? Mm-hmm. Ho cominciato a pensare che i miei fossero andati. Persi, ma poi ho capito che creiamo nuovi ricordi ogni volta. E mi piacerebbe continuare a crearne sempre di nuovi con te. Mi piacerebbe tanto. Avrò bisogno di una mano. Stavo pensando di assumere un direttore, ma so che tu hai un lavoro. Potrei considerare l'offerta a una condizione. Dimmi. Che mi lasci ridipingere. D'accordo. Dicevi di non conoscere il giusto motivo per tornare qui. No, ho detto. Lo riconoscerò quando lo vedrò.